Piet Mondrian è stato un pittore olandese, cioè nato in una città dell'Olanda. Eccola l'Olanda, dove vedi il simbolo rosso della posizione. Ed ecco dove siamo noi, più in basso, a sud, dove vedi il cuoricino, in Italia. All'inizio, Piet Mondrian disegnava i paesaggi che osservava vicino alla sua città, cercando di rendere i suoi dipinti il più possibile somiglianti alla realtà. Infatti la sua era una pittura di tipo figurativo. Ad esempio, dipinse l'albero rosso, un grande albero contro il cielo blu. Ma non si sentiva soddisfatto. Voleva creare uno stile originale, unico. Era affascinato dal modo di dipingere di due pittori famosi del suo tempo e così, per conoscerli meglio, andò a vivere a Parigi, proprio lì dove vedi la torre. I dipinti dei due pittori, Braque e Picasso, erano davvero strani. Mondrian, ispirato, cominciò a cambiare il suo stile. Dipinse un altro albero, l'albero grigio, con i rami molto aggrovigliati. Ma il vero cambiamento avvenne dipingendo un albero di mele fiorito. Questo è il suo melo in fiore. Mondrian non dipinse più la forma vera degli alberi, ma solo le loro linee curve e oblique. I suoi dipinti, da figurativi, diventarono di tipo astratto. Ancora non pienamente soddisfatto, a un certo punto decise di fare qualcosa di davvero diverso. Iniziò a dipingere solo delle linee nere, verticali e orizzontali, e ad usare solo i colori primari, il rosso, il blu e il giallo, oltre ai colori neutri, il nero per le linee e il bianco per il fondo. Un modo unico che gli faceva provare una sensazione di armonia. Era il suo modo di rappresentare l'equilibrio tra linee e colori. Grazie a queste figure geometriche colorate, Piet diventò famoso. Tutti conoscevano i suoi quadri a griglia, ma non tutti li apprezzavano. C'erano persone a cui proprio non piacevano. Dicevano che non trasmettevano nessuna emozione, li ritenevano banali e anche troppo semplici. C'erano però anche persone che ritenevano queste sue opere una vera rivoluzione nell'arte e riconoscevano che realizzarli non era poi così semplice, ma c'era bisogno di accuratissimi studi. Insomma, Mondrian ad alcuni piace e ad alcuni no, fatto sta che grazie alle sue linee verticali e orizzontali, armonizzate dai colori primari, ha ottenuto così tanto successo che il suo stile lo ritroviamo un po' ovunque. Tazze, tappeti, scarpe da tennis, borse, orologi, porte, mobili e persino sui palazzi. Sì, proprio nella sua città, Amsterdam, dopo 100 anni dalla sua morte, l'artista è stato ricordato così. Ma adesso tocca a noi. Sei pronto? Tutto ciò di cui hai bisogno è una griglia, cioè delle linee orizzontali e verticali per iniziare la campitura. Puoi utilizzare le sagome di simpatici animali e realizzare un piccolo zoo alla Mondrian, oppure la sagoma di un cuore, ma anche la sagoma di una foglia e realizzare magari un albero della tua classe. Qualunque forma abbia la tua griglia, ricordati di non mettere vicini gli stessi colori, il rosso lontano da un altro rosso, il blu lontano da un altro blu, il giallo lontano da un altro giallo. Ma non riempirli tutti gli spazi, devi lasciarne alcuni bianchi, ti raccomando. Ora trasformati in un piccolo Mondrian e buon divertimento. Bye bye!